dirò due parole di introduzione e qualche altra considerazione, poi per altre considerazioni darei la parola al Ministro Franco e al Ministro Orlando e poi siamo a vostra disposizione per tutte le domande che vorrete farci. Questo decreto è una risposta significativa, molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale, ma il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento. Direi che i capisaldi di questo, naturalmente il decreto è complesso, è molto, si indirizza a una grande platea di categorie, ma i capisaldi di questo decreto sono le imprese, l'aiuto alle imprese, il sostegno alle imprese, il sostegno al lavoro e la lotta contro la povertà. L'obiettivo del decreto è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile e quanti più soldi possibile. L'insieme del decreto è 32 miliardi, come voi sapete, ed è lo stanziamento che fu approvato dal Parlamento su proposta del governo precedente. Quindi noi ci siamo mossi all'interno di questo. Siamo consapevoli che molto probabilmente sono risposte parziali e per questo abbiamo già considerato l'ipotesi di poter avere un secondo stanziamento in occasione della presentazione del documento di economia e finanza. Due parole molto generali sul decreto, che poi in gran parte già conoscete, perché è più o meno quello che avete visto, che girava già con poche modifiche. Tre quarti dell'importo di 32 miliardi è destinato alle imprese. Qui c'è una parte di 11 miliardi sulle imprese in particolare, l'obiettivo, diciamo, qual è rispetto ai precedenti decreti? Primo, abbandono dei codici Ateco. Secondo, velocità nei pagamenti. Ci sarà l'Ufficio delle Entrate mette a disposizione una piattaforma per effettuare questi pagamenti con la fine di questo mese. I pagamenti inizieranno l'8 aprile e per chi avrà fatto domanda, naturalmente. Quindi, se tutto va come previsto oggi, 11 miliardi entreranno nell'economia nel mese di aprile. E quindi questo è il primo provvedimento. Come funziona, i dettagli, ne parleremo dopo, ma non sono molto diversi da quelli che avete visto. C'è poi una parte sul lavoro, e qui darò la parola poi al Ministro Orlando, ma prima ancora sulle imprese c'è una parte destinata al ristoro o indennizzo, chiamiamolo così, delle imprese che operano nella montagna. Ci sono molte poste di questo decreto che sono indirizzate al turismo. C'è un provvedimento molto importante per gli autonomi, tutti i lavoratori autonomi, inclusi i lavoratori del settore agricolo, hanno una decontribuzione che è pari a 2 miliardi e mezzo, se non sbaglio, quindi è stato aggiunto 1 miliardo e mezzo al precedente stanziamento di 1 miliardo. Ma l'intervento, come dicevo, significativo è quello nei confronti dei meno abbienti, nei confronti di coloro che hanno perso il posto di lavoro, perso il sussidio di disoccupazione, a partire da metà dello scorso anno ad oggi. Quindi si pensa a un'estensione, si ha un'estensione del reddito di emergenza, un'estensione sia della platea di coloro che lo possono avere, sia degli importi che vengono stanziati. E uno stanziamento riguarda appunto i lavoratori che hanno perso l'impiego lo scorso anno, hanno perso anche il sussidio di disoccupazione. Direi, a questo punto io mi fermo, darei la parola al Ministro Franco prima se ha delle considerazioni da fare, poi al Ministro Orlando e poi
siamo a vostra disposizione. Come diceva il Presidente, il decreto si muove sui margini di bilancio che sono stati definiti nello scostamento di gennaio, quindi 32 miliardi. Il decreto si articola su 5 linee di intervento. Sì, grazie. Innanzitutto vi sono gli interventi per le imprese, come diceva il Presidente, il principale dei quali è il contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA, quindi potenzialmente 5,7 milioni di soggetti. L'Agenzia delle Entrate stima che 3 milioni di questi soggetti riceveranno fondi. Quindi riceveranno in media 3.700 euro per soggetto, e questo è l'intervento, diciamo, principale. Il secondo pilastro del decreto è costituito dagli interventi di sostegno al lavoro e di contrasto alla povertà, dove stanziamo circa 8 miliardi. E questo poi dirà ovviamente il Ministro Orlando. Ecco, terzo pilastro invece è salute e sicurezza. Qui stanziamo quasi 5 miliardi. La posta principale è l'acquisto di vaccini e di farmaci, per i quali stanziamo 2,8 miliardi. Poi vi sono i fondi che verranno utilizzati per la logistica, per ogni altro intervento di gestione della crisi pandemica, in buona parte da parte del commissario. Vi è anche un intervento per creare un fondo per la produzione di vaccini in Italia, e questa è una linea d'azione seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre nell'ambito sanitario vi è un intervento per coinvolgere i medici di base nel processo di vaccinazione, e un intervento anche per le farmacie e per i Covid Hospital. Quarta linea d'azione è quella per gli enti decentrati. Vi sono dei trasferimenti volti a compensare gli enti decentrati, comuni, province e regioni, per le perdite di gettito che hanno subito, a sostenere il trasporto pubblico locale. Ultima linea di intervento sono interventi gestiti più direttamente dai ministeri nel campo dell'istruzione, della cultura, del sostegno alle filiere agricole, interventi per le forze di polizia e per una serie di settori che hanno avuto crisi particolari. Con questo mi fermerei. Grazie. Ministro Orlando. Sì, grazie Presidente. Prosegue la disciplina emergenziale per quanto riguarda l'intervento sul lavoro, ma prosegue distinguendo le diverse situazioni e cercando di tener conto anche di come diversi ambiti hanno reagito a seconda dell'impatto della pandemia, a seconda anche degli strumenti disponibili. Per cui la norma prevede che si interrompa il trattamento eccezionale sul blocco licenziamenti per quanto attiene gli ambiti nei quali esistono strumenti autonomi di cassa integrazione ordinaria, e si prosegua invece fino all'autunno, cioè fino ad ottobre, per quanto riguarda gli ambiti nei quali questi strumenti ancora non esistano, anche in vista di una riforma degli ammortizzatori sociali. Sono poi rifinanziati gli ammortizzatori nell'ambito agricolo con la CISOA. Naturalmente il Covid non ha migliorato la condizione delle grandi crisi industriali, per cui sono previsti interventi e risorse su ILVA e trasporto aereo. Così come proseguono gli interventi a sostegno dei lavoratori fragili, c'è un significativo intervento sui lavoratori atipici, per i quali viene prevista una indennità significativa rispetto alle risorse, naturalmente non rispetto alle esigenze, ma ha un'indennità pari a 2.400 euro per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali, per chi lavora nell'ambito dello spettacolo, per i lavoratori atipici. Inoltre è prevista una specifica indennità per i lavoratori dello sport per un importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro. C'è un consistente intervento sul fondo lavoratori autonomi che consentirà l'esonero contributivo. I disoccupati potranno accedere alla NASPI e alla DISCOL
anche senza le 30 giornate nei 12 mesi precedenti, perché chiaramente non hanno potuto fare quelle 30 giornate a causa della pandemia, e poi c'è una coda, diciamo, chiamiamola così, di naspi e discol per chi ha interrotto, diciamo, questo strumento, per chi ha finito questo strumento e naturalmente in questi mesi non ha potuto accedere, trovare lavoro. In questo senso sono previste risorse. È importante l'intervento sulla povertà. Ci sono previste ulteriori 3 mensilità sul REM, sul reddito di emergenza, e viene rifinanziato il reddito di cittadinanza, non perché siano cambiate le norme, ma semplicemente perché purtroppo chi ha i requisiti, il numero di quelli che hanno i requisiti sono cresciuti per 1 miliardo. Cambia invece la disciplina del reddito di cittadinanza in una direzione che consente la possibilità, come dire, di non disincentivare la ricerca del lavoro. Era un meccanismo, diciamo, collaterale che è stato osservato da molti, nel senso che se tu trovi lavoro per 6 mesi non viene interrotto il reddito di cittadinanza e non devi, quando finisci quel periodo di lavoro, non devi riavviare le pratiche per iniziare da capo, diciamo, l'attesa del reddito di cittadinanza. Si interviene sul terzo settore con un fondo di 100 milioni e poi è prevista la deroga delle causali previste dal cosiddetto la sospensione delle causali del cosiddetto decreto dignità fino al 31 di dicembre. Si tratta di, credo, misure di grande importanza per quanto attiene il lavoro, che articolano l'intervento, e anche, credo, di grande significato per quanto attiene la povertà, che purtroppo credo debba essere la questione che ci preoccupa e che ci deve vedere più attenti nel corso dei prossimi mesi. Grazie. Allora, la conferenza durerà per circa un'ora complessivamente, quindi per permettere a tutti di formulare le domande cercheremo di raccoglierle due testate per due testate. Iniziamo con Serenella Matera dell'ANSA e con Giulio Gambino di The Post International. Buonasera. Presidente, lei ha parlato di un intervento per ora parziale che proseguirà a partire da una nuova richiesta di scostamento che farete ad aprile. Le volevo chiedere se avete avuto già modo di quantificare la richiesta e quindi il possibile nuovo intervento. E poi, se permette, volevo portarla su un tema che in questi giorni è al centro dell'attenzione di tutti, che è quello dei vaccini. Volevo chiederle se dopo la sospensione e poi la ripresa delle vaccinazioni con AstraZeneca temete contraccolpi sulla campagna di vaccinazione, e se lei personalmente ha già programmato, insomma, a chi ha già fatto richiesta di vaccinarsi, eventualmente se anche con AstraZeneca, se sarebbe disposto a farlo. Grazie. Buonasera Ministri, Giulio Gambino, The Post Internazionale. Vorrei chiederle questo. In queste ore si è discusso moltissimo della questione AstraZeneca. Lei ritiene che non sia stato un errore sospendere quella campagna vaccinale, parlo del vaccino AstraZeneca, e nella fattispecie senza evidenze scientifiche, quali sono stati secondo lei le motivazioni che hanno spinto in primo luogo la Germania e poi il suo governo a prendere questa decisione? Come mai c'è stata questa decisione? È per gli interessi tedeschi oppure perché avete dei dati che non sono noti? Perché in assenza di dati scientifici è stato comunque sospeso quella vaccinazione. Infine le vorrei chiedere se è lei che si assume questa responsabilità. Parlo della decisione di aver sospeso il vaccino. Grazie. Allora, la quantificazione dello scostamento. No, al momento... dov'è? Ecco. Al momento non abbiamo quantificato lo scostamento. Chiaramente i prossimi giorni saranno cruciali, cercheremo di vedere intanto come va l'economia, come va la campagna vaccinale, come va l'epidemia
sono tutti i parametri che dovremmo tenere in considerazione. Però in sostanza l'impressione che ho avuto io dal Consiglio dei Ministri di oggi, che ha visto la condivisione di tutti intorno a quel tavolo di un testo molto complesso, come sapete, insomma, no? con tante dimensioni, rivolto a tanti settori, cercando di, come dire, conciliare vedute diverse, quindi è stata un'esperienza molto soddisfacente da questo punto di vista. La riunione è stata complessivamente, per me soprattutto, una prima esperienza che è andata molto bene. E dicevo, però, quello che tutti condividono intorno a quel tavolo è che questo intervento è un primo passo e poi cioè, sarà un secondo, è assolutamente necessario. Su AstraZeneca, mi ha chiesto lei, dunque, sì, allora, io non ho ancora fatto la prenotazione, la mia classe di età però è entrata tra quelle che mi permettono di avere il vaccino e sì, farò l'AstraZeneca. Mio figlio se l'è fatto l'altro ieri in Inghilterra, quindi non c'è assolutamente nessuna prevenzione, nessun dubbio. Terza domanda, è un errore? No. Dov'è? Ecco. No, non è un errore. Quando l'autorità europea del vaccino esce fuori dicendo continuate pure le vaccinazioni, però... Io ora voglio prendermi un po' di tempo per guardare se effettivamente sono sicure, perché questa è la domanda, è il punto che hanno, ora non mi ricordo il linguaggio esattamente utilizzato. Insomma, se voi metteste nei panni miei, nei panni di altri governanti in Europa, cosa avreste fatto? Avreste detto, ma proviamoci, stiamo una settimana. Sì, molti scienziati, gli scienziati erano di pareri diversi, fra l'altro. In Italia aveva un parere, in Germania un altro. All'interno della Germania erano divisi, in Francia un altro, in Spagna ancora un altro. Quindi la decisione non è stata una decisione presa per imitazione o per gli interessi tedeschi. Questo significherebbe allora che anche la Francia, la Spagna, tutti hanno degli interessi tedeschi da temere. No, non c'è niente del genere. C'è semplicemente la responsabilità di un governo che si pone nei panni dei cittadini e dice posso permettermi di andare avanti con la campagna vaccinale sapendo che l'autorità europea si è presa una settimana per guardare se sono veramente sicuri. La risposta che avrebbe fugato ogni dubbio sarebbe stato quello che l'autorità europea ha detto una settimana dopo, cioè dire no, non c'è correlazione, andate avanti, non c'è, ci possono essere dei casi, ma insomma... Questo è stato, d'altronde poi c'è anche da dire che c'è stato un calo di vaccinazioni, ma solo per un giorno, sono scese da 100 a 150 a 100.000 le vaccinazioni del primo giorno, poi sono state quasi compensate dall'utilizzo di altri vaccini. Quindi la campagna di vaccinazione ha subito un rallentamento per questo, ma questo rallentamento non è stato disastroso, è stato, come dicevo, compensato. La domanda che uno si deve porre è se quello che è successo ha un effetto anche in futuro sulla disponibilità a vaccinarsi. Questo io credo dovremo stimarlo nei prossimi giorni, e dovremo agire di conseguenza, quindi se necessario si faranno delle campagne di vaccinazione. Forse l'esempio delle persone che si vaccinano con quel vaccino sarà anche importante, ma io credo che alla fine sarà la razionalità degli italiani a decidere su questo. Quindi se ci sarà un effetto mi aspetto che sia temporaneo e che tenda poi appunto a, in ogni caso, compensato dagli altri vaccini. Ecco, questo è importante. Un'ultima parola sulla campagna di vaccinazione. L'obiettivo è arrivare a metà aprile. Dunque, noi siamo partiti da 69.000, ora siamo a 159.000, 160, 65.000 giornalieri. Arriveremo a 500.000 in aprile e lì l'obiettivo è aumentarla. Avete sentito il generale Figliuolo esporre il suo piano vaccinale, l'obiettivo è portarla anche a cifre più alte in maggio e giugno.
Quindi con una certa prevedibilità questo si può dire per i prossimi 2-3 mesi. Poi naturalmente speriamo di non avere imprevisti sulle forniture di vaccini, questo è chiaro. Ma un po' tutto il governo e devo dire anche tutta l'Italia è in grande fermento, in grande attività per assicurare che la campagna di vaccinazione proceda alla massima velocità possibile, proceda con la massima capillarità possibile. Mi fermo qui. Un'ultima cosa, a proposito della capillarità, i siti vaccinali continuano ad aumentare. Soltanto in questi giorni sono aumentati del 25% e continuano ad aumentare perché proprio c'è una disponibilità dell'intero paese in questa direzione. C'è ora una domanda di Massimo Maugeri dell'agenzia AGI e poi di Tommaso Ciriaco per Repubblica. Sì, buonasera Presidente. Lei ha appena detto che ancora il governo non ha idea di quale sarà lo scostamento di bilancio, però ultimamente e non solo lei ha spesso parlato di una necessità assoluta di indebitarsi per poter superare questa crisi, un debito pubblico sarà sempre più necessario farlo. La mia domanda è: esiste un problema per l'Italia, che è uno dei paesi più indebitati d'Europa, il secondo debito pubblico più grosso d'Europa, in particolare c'è tutto un dibattito attorno al patto di stabilità e alla verifica e un tentativo di superare appunto i paletti, i limiti che ci sono sulle regole molto stringenti del debito. La mia domanda è: nella sua nuova veste di capo del governo della terza economia europea, si farà carico di questo in Europa? Chiederà ai leader europei la necessità di cambiare il patto di stabilità per potersi indebitare di più e superare questa crisi? Grazie. Sì, buonasera Presidente. In occasione delle sue dichiarazioni, Ciriaco di Repubblica, buonasera. In occasione delle sue dichiarazioni programmatiche in Parlamento, lei aveva promesso di accompagnare la riforma fiscale a una dura lotta all'evasione fiscale, alla dura lotta naturalmente all'evasione fiscale. Le domando, Presidente, come si concilia questo proposito con la sanatoria approvata oggi, che potrebbe assomigliare a una sorta di mini condono. E poi, se posso, sotto gli occhi di tutti il procedere, diciamo, disallineato dei paesi europei sulla questione vaccinale, anche negli ultimi giorni, anche nelle ultime ore la Francia. Le chiedo se lei ritenga necessario a questo punto una sorta di cambio di passo da parte della Commissione e da parte dei paesi membri. Grazie. 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 Allora, la prima domanda, dunque, vediamo un po' che è necessario in quest'anno. In quest'anno è necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, nel percorso di uscita dalla recessione. Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi. Quindi, e come d'altronde lei giustamente ricordava, io ho cominciato a dire già da quasi un anno, anzi da più di un anno, che non è in questo momento al debito che bisogna guardare. Verrà quel momento, sicuramente verrà, ma non è questo, quando in un'economia che è sostanzialmente in recessione, circondata da altre economie che sono in recessione per colpa della pandemia, a causa della pandemia, non è questo il momento di pensare al patto di stabilità. Le regole del patto di stabilità verranno discusse e mi pare difficile restino uguali dopo quello che è successo, la situazione che si è creata. Tutti i paesi stanno aumentando il debito. Oggi è di oggi la notizia che la Germania ha chiesto un aumento del debito al Parlamento tedesco. La Francia ha aumentato moltissimo il debito, la Spagna anche. Questa è la politica economica da fare oggi e quindi basta. Il secondo punto è il condono. Questo in effetti è un condono, non è che è un condono, ma è il condono di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiamo contenuto in importo. Lei pensi che 5.000 euro di importo corrispondono a pressoché 2.500 di netto, perché sono interessi e sanzioni varie.
In più abbiamo contenuto questo all'interno di uno scaglione, diciamo, di un tetto di reddito. Per cui questo azzeramento delle cartelle risponde in un certo senso a una categoria. Da un lato permette all'amministrazione di perseguire la lotta all'evasione anche più efficientemente, perché mi si dice che è molto oberata da questo. Ma è chiaro che in questo caso lo Stato non ha funzionato, perché uno Stato che permette l'accumulo di milioni e milioni di cartelle che non si riescono ad esigere, insomma, bisogna cambiare qualcosa. E per questo nel provvedimento di oggi c'è una parte che dice che bisognerà fare una modifica delle norme di riscossione, dei meccanismi di riscossione. In altre parole, ci vuole una piccola, spero piccola, riforma dei meccanismi di riscossione, di controllo, di scarico delle cartelle. Perché il fatto di dare di accedere a un condono oggi non avrebbe eliminato questo problema. Di qua a un paio d'anni avremmo riavuto di nuovo milioni di cartelle che non si riesce ad esigere. Per cui occorre veramente indirizzarsi alla risoluzione del meccanismo che produce questo fatto. Permettere un piccolo, diciamo, sollievo all'amministrazione per continuare la lotta all'evasione e proseguire, ma ripeto, il vero sollievo viene da una riforma del meccanismo. E nello stesso tempo, insomma, se si deve fare, si fa solo per una parte particolarmente, diciamo, piccola della platea di contribuenti, e forse anche quella che ha meno disponibilità, e certamente per importi molto 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 limitati. Credo di aver risposto a tutte e tre. No. C'è un'altra domanda a proposito del disallineamento rispetto agli altri paesi. Ma qui bisogna essere un po', secondo me, pratici. Cioè, si cerca di rispondere insieme, di stare insieme, e indubbiamente il coordinamento europeo ha un grandissimo valore aggiunto. Voi sapete, insomma, che l'ho sempre sostenuto in tantissimi aspetti della nostra politica, sia economica sia di altri tipi, no? Ma qui però si tratta della salute, e quindi se il coordinamento europeo funziona si segue il coordinamento europeo, se non funziona bisogna andare per conto proprio. Questo è un po' il pragmatismo a cui facevo riferimento prima. Marco. Buonasera Presidente, Marco Galluzzo del Corriere della Sera, e mi perdoni, io le volevo fare una domanda personale. E, rispetto al suo governo ci sono tantissime aspettative sia in Italia che all'estero. Volevo chiederle, spesso lei viene paragonato a un salvatore della patria, e volevo chiederle lei come le vive queste aspettative, se le pesano e se addirittura possano essere un boomerang per l'azione del suo governo. Grazie. Buonasera, Andrea Bonini, Sky TG24. Nel suo discorso per la fiducia al Parlamento si era soffermato molto a lungo sul tema della scuola, sul bisogno di risorse, di investimenti, sulla possibilità anche di prolungare l'anno scolastico. In questo momento le scuole materne sono chiuse, a differenza di altri paesi che con restrizioni simili, vedi la Francia, hanno invece mantenuto aperto. Volevo capire se c'è anche da noi la possibilità, la previsione, l'idea a breve termine di poter andare, chiamiamolo, sulla linea francese, se esiste ancora la possibilità di allungare eventualmente l'anno scolastico, e se in tema di sostegno alla famiglia, contributi babysitter, congedi parentali, c'è stata sostanzialmente una restrizione di questi aiuti, in che termini, in che tempi e in quale entità decidete di intervenire su questo fronte. Grazie. Grazie. Ma la prima domanda dov'è? Ecco, la prima domanda è un po' personale, perché queste aspettative no, non mi pesano. Quello che mi dico sempre è che mi auguro che le future delusioni non siano uguali all'entusiasmo che c'è oggi, ecco. Quindi questo è il minimo che mi aspetto, speriamo bene. La seconda domanda è la scuola. Direi che per quel che mi riguarda la scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi
lo permetterà. Quindi sarà la prima attività ad essere riaperta, con, riprendendo perlomeno la frequenza scolastica fino alla prima media. Questo, tra l'altro, risponde anche ad altre domande collegate a proposito, perché è chiaro che il sostegno alle famiglie diminuisce, il bisogno di sostegno delle famiglie diminuisce un po' se c'è la frequenza scolastica, almeno per i bambini più piccoli e gli asili e le scuole dell'infanzia. Quindi questo è... Grazie. Buonasera Presidente, se permette due domande. La prima, negli anni, soprattutto durante la pandemia, si è visto un ruolo maggiore dello Stato nell'economia. Volevo chiederle quale sarà la sua strategia, quali saranno le sue priorità su tematiche come il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, su Paschi e su autostrade. E la seconda domanda, secondo lei l'Unione Europea dovrebbe fermare l'esportazione di vaccini AstraZeneca verso il Regno Unito? Alessandro Barbera. Presidente, buonasera, sono Barbera della Stampa. Ho tre domande telegrafiche. La prima è: quanto spesso telefona a Ursula von der Leyen in questi giorni? La seconda è: che giudizio dà del suo lavoro, soprattutto sulla vicenda dei vaccini? E la terza, le volevo chiedere di commentare una dichiarazione della cancelliera Merkel, che è uscita poco fa, a proposito del vaccino di Sputnik. Sostanzialmente gliela sintetizzo, la Presidente Merkel ha detto mi auguro che l'EMA lo autorizzi, se non lo farà la Germania potrebbe prendere un'iniziativa autonoma di approvazione di questo vaccino. Volevo sapere come rispondeva a queste dichiarazioni. Grazie. Dunque, la prima domanda è molto, francamente, è molto vasta e mi trovo impreparato. L'argomento dov'è? Ecco. Non è che io abbia affrontato questa esperienza con una teoria dello Stato nell'economia. Si tratta di affrontare un'esperienza abbastanza, chiamiamola emergenziale. E quindi bisogna prima di tutto avviare bene la campagna di vaccinazione. Questa è la base su cui poi riparte l'economia. Quindi il tempo delle grandi scelte economiche per cui si va in un indirizzo, si programma il futuro, eccetera, secondo me forse appartengono di più alla normalità che non all'emergenza. Verrà, io spero che venga anche il tempo in cui potrò risponderle sulle mie vedute in tema di struttura della società e dell'economia, ma ora è presto. Dunque, i vaccini, l'Unione Europea prevede che vengano bloccate le esportazioni di quelle ditte, di quelle società che non rispettano gli accordi. Noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. E non è tanto verso il Regno Unito, ma è riferito al non rispetto, al mancato rispetto degli accordi. Telefono spesso alla Ursula von der Leyen, dov'è? Eccolo. No, però qualche volta sì, insomma, in questi periodi sì. Proprio perché penso che in ogni caso un coordinamento europeo è la prima strada da cercare. E poi se non c'è, allora come dicevo, uno fa ed è la stessa risposta, e la risposta è la stessa alla terza domanda. La Merkel si comporta in questo modo, cioè se l'Unione Europea prosegue sullo Sputnik e dà un'autorizzazione, bene, se no procederà in un altro modo. E così ho fatto io, così credo che bisogna fare in questa situazione. E poi il giudizio sull'organizzazione della campagna vaccinale in Europa. Insomma, ci sono stati evidentemente dei problemi che risalgono al modo in cui questi contratti sono stati fatti, alla scelta delle società, a delle strategie. Devo dire con tutta umiltà che col senno di poi si trovano tanti errori. La stessa domanda
sarebbe stato, come dire, meglio farcela al momento in cui furono fatti questi contratti, alla strategia contrattuale che c'era dietro, alla strategia degli ordini che sono stati fatti e così via, alla stima dei bisogni di vaccinazioni. Ci sono tante domande a cui sarebbe stato meglio rispondere prima. Ma non mi ha risposto sul vaccino Sputnik? Sì. Sì, l'ho risposto. La Merkel mi ha detto, lei, che avrebbe detto che se l'autorità europea approva il vaccino Sputnik, bene, se non lei farà altrimenti. Ed è esattamente il criterio che dicevo prima. Cioè il pragmatismo, bisogna prima cercare il coordinamento europeo e poi se no uno fa altrimenti. Janina Landau per Classi NBC e rappresenta anche Milano Finanza. Sì, una domanda per il Presidente e una per il Ministro Franco. Allora, per lei Presidente, fino a pochi giorni prima che arrivasse lei si parlava solo di un tema, il tema del MES. Adesso sembra essere sparito. Allora, la mia domanda è, ricorrerà al MES vista la situazione dei nostri ospedali? E una domanda per il Ministro Franco. Oggi lei ha incontrato il Ministro francese Le Maire. Considerando tutti i temi, i dossier francesi in Italia, penso a Vivendi in Team, a Stellantis, ma anche Borsa Euronext, lei non è preoccupato di questa presenza importante dei francesi in Italia rispetto alla presenza italiana in Francia? E poi sempre oggi con Bruno Le Maire, il ministro del Mise Giorgetti ha detto, parlando di rete unica, sono contrario ai monopoli. Qual è la sua posizione a riguardo? Grazie. Presidente, buonasera. Salvatore Merlo, Il Foglio. Io non le chiedo se ambisce a fare il Presidente della Repubblica, però le chiedo qual è l'orizzonte temporale di questo governo? Cioè, cosa si immagina? Lei ha fatto un grande discorso nel giorno della fiducia, dicendo molte cose molto importanti. Questo è un governo che arriva fino alla fine della legislatura? E questa è la prima domanda. La seconda è, molte regioni, direi tutte, stanno, diciamo, proseguendo nel piano vaccinale, seguendo, scusi, la definizione delle priorità, ciascuna sue proprie, dando, vaccinano alcuni prima i giornalisti, altri vaccinano gli avvocati, i magistrati. Ecco, le chiedo se lei questa cosa la condivide e se forse non sarebbe invece più opportuno cominciare dagli anziani e dalle categorie più a rischio, i deboli. Grazie. Grazie. Sul MES, durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto, come potete immaginare, da molti, molti partiti cosa pensassi del MES. Io ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici. Al momento il livello dei tassi di interesse è tale per cui prendere il MES non è una priorità. In altre parole, la parte finanziaria del MES non è una priorità. Ma c'è un motivo ancora più importante. Il MES è essenzialmente investito nella sanità e quando avremo un piano della sanità che è condiviso dal Parlamento, condiviso da tutte le forze, dall'opinione pubblica, dal governo, eccetera, allora forse verrà il momento di chiedersi se vale la pena prendere il MES. Altrimenti prendere il MES senza avere un piano significa, può essere, che significhi buttare via i soldi. Seconda domanda, l'orizzonte temporale dov'è? L'orizzonte temporale del governo, ma questo lo deciderà il Parlamento. Il modo in cui considero io il mio lavoro, e vedo che i ministri, diciamo, lo considerano allo stesso modo, è cercare di fare il più possibile e il più rapidamente possibile. E non è che ci si chieda, l'orizzonte lo definisce il Parlamento, soltanto il Parlamento. Le regioni vanno in ordine sparso e questo non va bene. E vi dico una cosa a proposito di andare in ordine sparso. Dicevo, l'Italia complessivamente è la seconda in Europa per vaccinazioni. Ora la Spagna sta facendo un po' meglio. Però è molto distante dal Regno Unito. Questa è la prima considerazione da fare. Perché è distante dal Regno Unito? Per una serie di ragioni.
che vanno dal numero di siti vaccinali al numero di persone che amministrano i vaccini, al fatto che si fa una sola iniezione del famoso AstraZeneca, quindi prolungando il periodo prima della seconda iniezione, ma certamente dando un'immunità a una platea molto più vasta. So che i nostri scienziati stanno considerando, stanno guardando a questo problema. Invece noi andiamo forte a livello nazionale, ma le regioni sono molto difformi, per cui passiamo da regioni che stanno facendo, sono arrivate al 20%, 25%, a regioni che stanno al 5%. Quindi non solo sono difformi nei criteri, ma sono anche difformi nella capacità di amministrare il vaccino. Allora, due cose. Da un lato, no, bisogna darsi regole comuni. E le regole che lei ha citato prima, anzianità e fragilità, sono quelle da cui bisogna partire. Quindi questa è... Secondo, se ci sono problemi di capacità, beh, lo Stato qui c'è, come ho detto ieri, ed è per aiutare queste regioni. Però su quel fronte l'impressione che ho è che ci sia ampia disponibilità alla collaborazione. Con tutte le regioni veramente c'è un desiderio di collaborare con lo Stato d'altronde, lo Stato centrale, ha altrettanta motivazione di condurre questa campagna vaccinale a termine nel periodo più rapido possibile. Allora, rispondo io sull'altro quesito. Sì, oggi abbiamo incontrato al Ministero dell'Economia il Ministro Lemaire, in realtà abbiamo parlato di molti temi, non abbiamo parlato di Euronext, abbiamo parlato soprattutto di quello che assieme facciamo nell'ambito del G20 e del G7. Il G20, come sapete, ha la presidenza italiana. Lì vi sono vari temi che conoscete, innanzitutto la questione della tassazione internazionale, vi è l'obiettivo di sbloccare, raggiungere un accordo a livello internazionale per la metà di quest'anno, che è un obiettivo molto ambizioso sui due pilastri che sono la ripartizione dei profitti delle multinazionali tra i vari paesi e l'esistenza o meno di una tassazione minima delle multinazionali. Abbiamo poi parlato di quello che facciamo in questi due ambiti, G7 e G20, sul clima, sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Abbiamo parlato poi dei progetti che Italia e Francia potrebbero svolgere congiuntamente nell'ambito del programma nazionale, il PNRR. Di questi temi Lemaire aveva già parlato anche con altri ministri. Non abbiamo parlato di borsa italiana di Euronext, però qui solo un'annotazione, CDP è azionista di Euronext allo stesso livello di Caisse des Dépôts e Intesa è azionista di Euronext allo stesso livello di BNP Paribas, quindi vi è una partecipazione significativa italiana. Ovviamente sarà importante in questo processo tener conto degli interessi dell'economia italiana e di quello che è Borsa Italiana e del ruolo importante che hanno le società controllate da Borsa Italiana. Quindi il rapporto Italia-Francia è un rapporto ovviamente molto complesso. Noi soffriamo del fatto che non abbiamo un numero di grandi imprese come hanno altri paesi, questo è un po' un nostro punto di debolezza e quindi dovremo cercare di far crescere la dimensione delle nostre imprese. Su rete unica vi sono riflessioni in corso, vedremo quali saranno le soluzioni. Io credo che è importante pensare al punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è anche sul quale anche il PNRR si concentrerà è dotare l'intero paese in alcuni anni di una infrastruttura di comunicazioni d'avanguardia. Quindi quello è il punto d'arrivo, le soluzioni poi si trovano andando a vedere quali sono quelle che più sono coerenti con questo obiettivo. Di questo tema si occupa, nell'ambito del PNRR, il ministro Colao, che sta sviluppando una strategia direi molto importante in questo campo.
Abbiamo ancora una decina di minuti, due blocchi di domande. Vera. Sì, buonasera Presidente, buonasera Ministri, grazie mille per questa possibilità. Io sono Vera Scerbakova dell'agenzia stampa russa TASS e volevo chiedere sulle possibili ripercussioni della crisi diplomatica tra Mosca e Washington sui rapporti tra la Russia e l'Italia. E comunque, visto la domanda del collega dello Sputnik, volevo precisare, ma lei dice che se l'approvazione dell'EMA non arriverà nei tempi brevi, insomma entro maggio, in maggio, l'Italia potrebbe fare con AIFA e ordinare questo vaccino per il paese? Grazie. Buonasera, sono Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Presidente, le volevo chiedere, lei fin dall'inizio ha mostrato, come dire, la priorità, ha inserito come priorità per il suo governo il recovery. Sappiamo che, lei stesso lo ha detto, che ci sono una serie di problemi in Italia nell'attuazione dei progetti, e come dimostra la scarsa spesa dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Quali sono le misure, a partire dalle semplificazioni di cui lei aveva parlato, che ritiene indispensabili realizzare rapidamente per poter garantire o quantomeno evitare di ripetere gli errori del passato? Il leader della Lega Salvini chiede la cancellazione del codice degli appalti. Lei condivide questa richiesta? Grazie. È presto per dire... e per dire quali sono le implicazioni della crisi. Crisi è una grossa parola, per ora c'è uno scambio di, come dire, di complimenti. Non so se questo porterà a una crisi, ecco, ma è presto per dire come questo avrà impatto su di noi. Noi siamo, come ho detto in quel discorso che avete citato tante volte stasera, noi siamo un paese fondato sull'europeismo e sull'atlantismo. Quindi i nostri rapporti nell'ambito delle nostre relazioni internazionali non sono in discussione, ma è presto. La seconda domanda riguarda, ordineremo eventualmente, vediamo. Ora, il punto è essere pronti se il coordinamento europeo non funziona, specialmente in questa materia che è la salute, bisogna essere pronti a far da soli. E questo è quello che la Merkel ha detto e questo è quello che dico io qui. L'altro punto riguardava la semplificazione. Dov'è? Ecco, la semplificazione. Uno dei punti di quel discorso che avete citato è proprio questo. È difficilmente comprensibile che ci siano milioni e milioni di euro stanziati per lavori, una lista che ormai credo che sfiori, che abbia superato i 100 progetti e che ancora non si riesca a partire. Quindi indubbiamente sono necessarie delle semplificazioni in quel campo, vedremo se è necessario, io non credo cancellare il codice degli appalti, ma insomma occorre una riflessione sicuramente su quel fronte. Però ricordiamoci che ci sono tanti altri progetti nel PNRR che riguardano non solo i lavori, ma anche la transizione ecologica, ma anche la transizione digitale. E il governo sta lavorando un po' su tutti e tre i fronti. Transizione ecologica e progetti collegati a quello. Transizione digitale che attraversa tutte le amministrazioni, dalla difesa alla pubblica amministrazione, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, così via. Quindi, e poi ci sono, i lavori tradizionali, i cantieri tradizionali. Quindi su questo l'impegno del governo e dei ministri in particolare competenti, ma come dico ci sono alcuni ministri che sono competenti attraverso tutte le amministrazioni, per cui la collaborazione tra ministri e tra ministeri è essenziale e finora, devo dire, è andata molto bene. Ecco. Marco Conti, Il Messaggero. Presidente, buonasera. Volevo tornare un po' al tema del decreto di questa sera e chiedere intanto sul blocco dei licenziamenti, con queste due linee che sono state previste. Ecco,
basterà oppure pensate che questo possa essere, a un certo punto bisognerà fermarsi per non creare un blocco che una volta poi che termina potrebbe creare una massa di licenziamenti corposa, difficile e complicata da affrontare? E l'altro è un po' sul turismo, avete stanziato delle risorse consistenti, l'avete detto nella presentazione, però è il settore più colpito, quello del turismo, e basterà perché la stagione che si annuncia non permetterà di recuperare quello che questo settore in genere fattura. Grazie. Alessandro Sardoni della 7, concludiamo con la sua domanda alla conferenza. Sì, avrei due domande. Allora, la prima è come un supplemento rispetto a una risposta che ha già dato sul caso AstraZeneca e la chiusura decisa dai paesi europei, Germania, Francia e Italia, ed è questa. In realtà le agenzie, sia l'EMA che l'AIFA, si erano pronunciate non a favore di un blocco, ma erano state molto rassicuranti pur facendo alcune verifiche, e anche i casi erano molto diversi. Quella della Germania, c'erano stati questi 7 casi di una forma molto rara, particolare, di trombosi, che non c'erano stati in altri paesi e nemmeno in Italia. Allora è a fronte di questo che si è detto c'è stata una scelta politica che anzi ha messo in difficoltà anche l'EMA. Le chiedo se è così e se non ritiene che effettivamente, un po' a differenza di quanto era venuto fuori dalla precedente risposta, è se sia stata questa la sfasatura, e cioè una decisione politica assolutamente legittima, ma politica, perché EMA e AIFA avevano dato indicazioni, addirittura mentre decideva la Germania c'era l'audizione dell'EMA in corso al Parlamento europeo. Questa è una prima domanda. La seconda riguarda la giornata di oggi, perché abbiamo sentito una Lega molto agguerrita sul caso delle cartelle esattoriali della rottamazione, addirittura al punto di minacciare, così è stato scritto e fatto uscire, la non partecipazione al Consiglio dei Ministri. Le chiedo, insomma, una valutazione anche di questo aspetto politico di tensione, e poi anche come è andato a finire effettivamente sulle cartelle. Grazie. Dunque, la prima domanda era basterà il turismo? Basteranno gli stanziamenti per il turismo? Io qui darei la parola anche al Ministro Franco, ma il turismo riceve fondi, è vero, è stato il più colpito, io direi ancora di più. È un settore dove vale veramente la pena continuare a sostenere e a investire, perché sappiamo per certo che come la pandemia finirà, il turismo ritornerà, perché fortunatamente è l'Italia, quindi è la meta turistica di tutto il mondo, quindi il turismo tornerà a essere un'industria prospera, in grado quindi di fare bene e di occupare molte persone. Questo è un motivo per sostenerla con convinzione, perché sappiamo che sosteniamo delle imprese che ritornano a essere attive dopo. E noi, do la parola al Ministro Franco, comunque il turismo ha ricevuto vari interventi. Prego. Sì, ovviamente le aziende del settore turistico ricevono gli interventi, diciamo, orizzontali, sono parte dell'intervento principale da 11 miliardi, sono parte di un intervento di cui non abbiamo accennato prima, che prevede un sostegno, diciamo, ai soggetti economici per il pagamento delle bollette elettriche. Sono oggetto degli interventi per i lavoratori stagionali. Dell'intervento poi selettivo per l'industria della neve, che è stata colpita molto fortemente, e poi vi sono nel decreto alcuni interventi specifici per alcune filiere, per esempio quella dei centri storici, quella collegata agli eventi, quindi vi sono vari interventi. Poi che questi siano una risposta definitiva, probabilmente no, probabilmente dovremo tornarci su, però insomma sotto vari profili il decreto cerca di dare sostegno al settore. Eh,
E vengo alla domanda sull'EMA. Eccola. Come? Ah sì, scusi. Qui è previsto una scadenza, la scadenza del blocco dei licenziamenti per alcuni, diciamo, per quei lavoratori che poi magari il ministro Orlando integrerà la mia risposta, ma per quei lavoratori che sono accompagnati dagli ammortizzatori ordinari per giugno e per gli altri vengono accompagnati da un prolungamento dei vari meccanismi di sostegno fino alla fine dell'anno. Questo è, poi insomma, si spera, questo naturalmente è fatto sulla su certe previsioni sia epidemiologiche sia economiche. Quindi poi vedremo, ecco. Prego. Sì, no, il meccanismo è esattamente questo, l'unica integrazione è che per quelli che diciamo finiscono il blocco dei licenziamenti alla fine di giugno c'è anche il tema dell'azzeramento del contatore della cassa integrazione, che consentirà di utilizzare pienamente gli strumenti che già esistono, gli ammortizzatori che già esistono. Quindi in questo senso si sceglie una via per chi ha questo tra virgolette paracadute già storicamente costruito, invece si sceglie di andare più in là per chi ancora deve avere questo tipo di strumento, che stiamo lavorando. C'è un tavolo già aperto sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Tra l'altro stiamo parlando anche di settori che sono anche quelli più colpiti, la piccola e media impresa e servizi, che mediamente sono quelli, diciamo così, che insistono più nell'area non coperta attualmente da ammortizzatori sociali. Grazie. E concludiamo ancora? Rispondere esattamente alla domanda, a due domande ancora. La prima è sull'EMA ho detto un po', la pronuncia dell'EMA era incoraggiante, però si prendeva una settimana per guardare quei casi. Naturalmente la decisione non è stata politica, ma dire che non ci siamo sentiti non sarebbe vero. E diciamo, tutte le persone, tutti i primi ministri con cui ci siamo parlati, o cancelliere, eccetera, sono rimasti un pochino così sospesi da questo atteggiamento, da questa risposta dell'EMA. Aggiungo anche che in Germania una delle due, diciamo, istituzioni preposte al controllo si è pronunciata in favore della chiusura. Ma dire che gli altri l'hanno fatto perché è stato fatto in Germania non sarebbe corretto. Tutti hanno condiviso però una certa quale incertezza a seguito di questa risposta dell'EMA. Per cui, di nuovo, mettiamoci nei panni di chi doveva decidere in quel momento. E tutto sommato io penso di aver fatto bene, penso che il ministro Speranza abbia fatto molto bene, tanto più che poi si è visto che la caduta delle vaccinazioni non è stata così drammatica. La Lega, ma oggi è un momento di grande condivisione, è chiaro che tutti i partiti sono entrati in questo governo portandosi un'eredità di vedute, di convinzioni, di annunci fatti nel passato. Tutti hanno delle bandiere identitarie, no? Allora si tratta ora man mano di chiedersi quali sono quelle bandiere identitarie di buon senso e quali quelle invece a cui si può rinunciare senza fare un danno né alla propria identità né all'Italia. Grazie. Allora concludiamo questa conferenza stampa. Vi ringrazio, ringrazio il Presidente del Consiglio, i Ministri, tutti voi e gli organizzatori di questa conferenza. Grazie e buona serata, alla prossima.